valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Va bene, ritrovati cari amici, ma che bello incontrarvi! Oh! Era un po' di tempo che non ci si vedeva, vabbè. Un po' di vacanzetta non guasta mai e siamo rientrati più vincenti di prima con delle esclusive meravigliose. Per esempio quest'oggi abbiamo una puntata wonderful, ma vi svelo l'ospite della puntata subito dopo la pubblicità. I due fratelli, due rampoli della ristorazione, offrono alla gentile clientela due realtà. La prima sita in Gorgonzola, in via Monsignor Cazzaniga 11, dove potrete cenare in un ambiente a lume di candela, degustando la vera pizza napoletana, è un'ottima ristorazione. La seconda realtà è sita in Pessano con Bornago, in via Galileo Galilei 2/4, in un ambiente dove le famiglie possono degustare un'ottima ristorazione, la vera pizza napoletana, e in più i due fratelli offrono l'area giochi per i bambini. Mentre voi cenate in serenità e i vostri bambini vengono coccolati dai giochi messi a disposizione dalla direzione. I due fratelli, il piacere di fermarsi. E allora, ben rientrati, ben ritrovati cari amici della Valigia degli Artisti. Bene, come vi esprimevo poc'anzi, oggi è una puntata veramente meravigliosa perché parliamo di una realtà bellissima, anzi un'esclusiva che la Valigia degli Artisti vuole dare a voi cari amici da casa. Però prima di presentarvi l'ospite vorrei aprire le benedette danze. Prego regia! Volume! Qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare. Qui non viene mai nessuno a farci compagnia. E che dire! Quest'oggi, signori e signori, direttamente dal mondo dell'acqua, ovvero una grandissima disciplina che veramente rimarrete incantati per questa puntata meravigliosa che facciamo con la nostra Mary Acqua, Acquamare, no, Aria Acqua, pardon, scusatemi. Mary, aria, acqua, ho sbagliato io perché sai, acqua... Acqua, mare, terra, va bene. Ciao, prego. Non ci formalizziamo, ciao. No. Il baciamano, sì, 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 non smettiamo mai le nostre tradizioni. Ciao, splendore, come stai? Ciao, un grosso ciao a tutti. Vi ringrazio di avermi invitato. È un piacere tutto nostro, credici, sì. Perché... quello che fai è veramente di una bellezza entusiasmante, se vogliamo mettere a senso pratico. Certo. Perché vi spiego, cari telespettatori, questa bellissima ragazza, oltre che essere una persona molto a modo, molto, molto carina e educata soprattutto, ha questa passione. È una passione molto originale, molto bella. Vorrei che proprio lei ci spiegasse di cosa si tratta. Aprite bene le orecchie e guardate, avrete direttamente un mondo nuovo da scoprire. Prego Mary. Salve a tutti ancora. Quindi io adoro andare sott'acqua, quindi ho cercato in tutta la mia vita di fare di questa mia passione il mio lavoro. Quindi adoro, tutti mi chiamavano sirena, sirenetta e tutto quanto, quindi ho comprato una bellissima coda e da qui è partita la mia avventura. Adesso insegno mermaiding, quindi che è una splendida disciplina. Ma torniamo, una coda? Una coda da sirena. Cioè costume a sirena, cioè proprio... Sì, tutto chiuso. Tutto chiuso, tutto, okay, come se non avessi le gambe, su okay. Una bellissima pinna una grande. Pinna. Ok. Esatto. E questo è uno sport, si fanno anche le gare, i campionati e tutto quanto. Bello. Sì, adesso in Svizzera faranno Miss Mermaid Svizzera, come Miss Italia, Miss Svizzera, Miss Bulgaria, Finlandia e quant'altro, e poi si ci vedrà tutti in Egitto per la finale, certo. Come se fosse una Miss. Cioè in Egitto, perché l'Egitto? Perché c'è la barriera corallina? Esatto, perché è bellissimo perché, l'Egitto. Cioè, io facevo subacquea. Ah, cioè, hai visto? Sì, certo. Anch'io. Sono stato fino a 30 metri sotto, però. Sott'acqua, sì, ho avuto il brevetto con una società. Io sono istruttrice, quindi... sei istruttrice, okay. Perciò puoi capire un pochettino la bellezza della fauna marina, se vogliamo mettere a senso pratico. Certo. Ecco, e com'è nata questa passione di nuotare in apnea
con sempre avuta. L'hai sempre avuta. Sempre avuta. Poi ho visto su YouTube, perché ormai con YouTube fortunatamente riusciamo ad arrivare un po' ovunque, e vedevo che in America queste ragazze con le code già simulavano un po' le movenze di una sirena. Che mi sono innamorata, internet, Amazon, ordinata la pinna, emozione grandissima, scartoccio il pacco come una bambina, arriva questa pinna, vado in acqua e da lì comincia la mia avventura. Ecco, che è un'avventura che è iniziato da sola. Sì, da sola, ecco, esatto. Ma allo stato attuale, le ambizioni stanno incominciando a prendere forma. Come no? Perché dovete non capire, mancano. Io vedo dei video che lei fa molto belli. Grazie. Anzi, pregherei gentilmente la regia se possiamo mandare dei clip. Ecco, guardate. Ecco, io ero in Egitto. Eri in Egitto, la barriera corallina, ma che bello. Un bel applauso, grandi. Grazie. Ma va che bella, guarda, ma che meraviglia. Sì. Mi piacerebbe proprio organizzare dei viaggi, quindi coinvolgere altre ragazze, tipo le mie allieve a cui insegno. Infatti, le allieve, ho notato che hai avuto uno sviluppo straordinario. Sì, in perché mi segui su Facebook, giusto? Ti seguo su Grazie. Facebook e rimango sempre affascinato, Grazie. Sempre di più per quello che fai e per l'attenzione che mostrano i tuoi allievi in questa disciplina. Certo, che è bellissima voi. Sì. Perché ho visto che fai dei giochi con i cerchi sott'acqua, esatto. Loro fanno le capriole, è una cosa veramente meravigliosa. Facciamo un altro bel applauso, grande. Soprattutto i bambini si divertono molto, ma anche gli adulti, anche non gli adulti, credere. Non ti dico che la voglia di mettermela su anch'io questa tuta non è sì, che... Come non no. È che ci sono anche gli uomini. Mi dispiacerebbe, anzi, anche perché è molto, certo. È molto costruttiva, educativa e strutturale. Certo, ecco. È una disciplina, è un'apnea. Sì, un'apnea. Né più abbiamo né qualche meno. Altro video da far vedere della nostra Mary Acqua... Aria Acqua, pardon, scusate. Cioè, ecco, sempre qua in Egitto siamo, giusto? Sì. Guardate che ondeggiamento, guardate che roba. Grazie. Questo è uno spettacolo della natura. Una fish woman. Bellissimo. Bene, qua stai facendo chiaramente il classico ondeggiamento apnea. Da sì. Sirena. Sì, apnea. Dire. E cosa si prova a nuotare è così? È bellissimo. Una sensazione di tranquillità e di pace che trovi sott'acqua è una cosa indescrivibile. E quanto tempo riesci a stare in apnea? Ma non mi sono mai calcolata in realtà, però un minuto e mezzo riesco tranquillamente. A che profondità? Ma lì sarò a 7 metri in questo video. Wow. Sì, ma posso andare anche di più, non è un problema. Ma poi però... la risalita con questa pinna artificiale è molto anzi, più veloce? No, aiuta perché è unica. È unica, certo. E quindi è un po' come lo snowboard nello sci. Certo. Con lo snowboard tu vai più veloce, ovviamente. Sì. Beh, quindi... dipende. Io scio... quando io gli vedo nuovo. Che vanno, scendono come i matti quelli con lo snowboard, sì, quindi sì, no. Non so. Anzi, voglio ricordare, ragazzi, veramente, state attenti con i snowboard a fare i fuori pista, anche i sciatori. Andate sulle piste battute, perché veramente la vita è un dono prezioso. Non buttatelo via così per avere, diciamo, il privilegio, grazie, di aver fatto una cosa che gli altri non fanno. Perché rischiate veramente di lasciarci la vita e non è bello. C'è gente che lavora tutti i giorni per spianare queste benedette piste e sciate lì, ecco, per farla breve, no? Okay. È come se tu andassi a fare questa cosa sì, in un mare impestato di squali. Certo, cioè, non però non andare mai da soli, anche io voglio lanciare un messaggio, ecco. Quindi sempre con un compagno. Anche io lì ero con un fotografo certo. Che faceva la ripresa, quindi non ero da sola. Certo. Quindi. A quanti alunni sei arrivata allo stato attuale? È una trentina. Una trentina? Sì, cioè, sì. Come la volta precedente eri la prima e in giro... Ma sai, a Milano le cose poi si sviluppano in un modo impressionante. In un modo impressionante. Beh, adesso cosa bolle nella tua pentola? Allora, innanzitutto il mio sogno, e forse lo realizzerò a breve, quindi a luglio, di organizzare proprio una manifestazione, quindi come queste che stanno organizzando in Svizzera, Miss Mermaid Svizzera, vorrei fare Miss Mermaid Milano, comunque Italia. Certo. Invitare tutte le sirene da tutta Italia e incontrarci lì a Milano e fare appunto questa manifestazione, questo concorso, come un concorso di bellezza però sott'acqua. Bene, è una bella cosa, voglio dire, no? Perciò, già se è partita da sola, è già 30 allievi, vuol dire che allora si sta diramando molto questa cosa. Ecco qua un'altra clip, sei sempre in Egitto, chiaramente. Mi piacerebbe organizzare proprio dei viaggi con le mie allieve in posti stupendi, tipo in Messico, Caraibi, Egitto anche.
Ma guardate che come nuoti con... Molto tranquilla. Con scioltezza, sì, proprio. Con però proprio tranquilla, rilassata. Bravo, bravo, bravo. Sono proprio così anche nella vita. No, ma si vede che sei molto pacata. Sì, infatti non, mi piace correre, non mi piace la fretta. Io non amo correre neanch'io, non amo andare in bici, okay. Però mi faccio un chilometro ogni volta che vado in piscina, ovvero 80 vasche da 25 metri, bene. Perché l'età avanza, voglio dire, insomma, se non mi mantengo in forma... Bisogna correre ai ripari. Mi smonto a pezzi a breve. Bene, allora, io so che c'è una news. Sì. Ecco, di cosa si tratta? So che hai in mano un qualcosa, vuoi fare vedere? Sì, questo è il libro dell'altra volta, che parlavamo l'altra volta, chi non ha visto la puntata. Praticamente io ho inventato questa disciplina, che è quella dello stretching subacqueo. Cioè, praticamente è un mio concetto di stretching, di yoga. Ecco, mentre tu io parli, ecco, io grazie. Faccio vedere, prego, regia. Ok. Prego, grazie. Ok, io parlo. Quindi praticamente io ho scoperto che sott'acqua lo stretching viene meglio, perché i muscoli sono più rilassati, più decontratti, e quindi si possono ottenere dei risultati in maniera più veloce e più sicura, perché quando il muscolo è rilassato si evita di farsi male. Underwater stretching, esatto. Un metodo innovativo di concepire lo stretching. Il mio metodo, l'ho inventato io. Beh, sì. Allora, dove possono trovarlo? Alla Feltrinelli. Questo? Alla Feltrinelli, perciò sì, oppure mi raccomando. Sulla mia pagina. Per un benessere personale che fa solo bene, passate dalla Feltrinelli, che si trova a Milano, un po' dappertutto. Sì. Se non c'è l'ordinate. L'ordinate e chiedete questo bellissimo libro. Oppure molto... mi possono contattare direttamente sulla mia pagina. Vuoi dare dei social? Sì, allora okay. C'è la pagina che è Areacqua. Ecco. Poi voglio fare questo blog per sirene, quindi tutto quello che c'è da sapere nel mondo delle sirene, del mermaiding, gare, interviste, tecniche, tutorial e cose varie. È www.nuotosirenemilano.it. Nuotosirenemilano.it. Guarda, prego regia gentilmente. Guardate. Grazie. Lo stretching sott'acqua, che bello che è. Con una corda. Sono degli elastici. Degli elastici. Bande elastiche. Bande elastiche, in modo che si riescono a fare anche delle flessioni eventualmente. Riesce ad allungarti ulteriormente, ma come se bello. Avessi un aiuto esterno. Ma che bello. Mi raccomando, negozi Feltrinelli, potete trovare Underwater Stretching, il libro di Maria Postiglione, chiaramente. Non perdete l'occasione di trovare il proprio benessere, che è la cosa più bella che si può avere. Quando ci si alza al mattino e si sta bene, vuol cosa. Dire che stai facendo una vita equilibrata, molto sana, certo. Molto pulita. Questa a noi ci piace molto, la legge degli artisti. Sì, 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 sì. E quindi, dai, prego, te lo rilascio. Prego, regia, facciamo un attimo un po' di imponibile e poi ritorniamo in studio. Prego, la pubblicità. I due fratelli, due rampoli della ristorazione, offrono alla gentile clientela due realtà. La prima sita in Gorgonzola, in via Monsignor Cazzaniga 11, dove potrete cenare in un ambiente a lume di candela, degustando la vera pizza napoletana, è un'ottima ristorazione. La seconda realtà è sita in Pessano con Bornago, in via Galileo Galilei 2/4, in un ambiente dove le famiglie possono degustare un'ottima ristorazione, la vera pizza napoletana, e in più i due fratelli offrono l'area giochi per i bambini. Mentre voi cenate in serenità, i vostri bambini vengono coccolati dai giochi messi a disposizione dalla direzione. I due fratelli, il piacere di fermarsi. Oh, ben ritrovati cari amici della valigia degli artisti. Bene, adesso c'è un momento che voglio regalare a un caro amico. È stato un grande protagonista di questo film, prego regia. Ecco, lui è Alberto Lato, protagonista di questo film Milano in the Cage, ovvero la Milano cruda del XXI secolo. A breve uscirà il DVD di questo film meraviglioso, che è stato premiato a Cannes, a Venezia, dove grazie a Dio anch'io ho avuto un bel ruolo importante. Sono gasatissimo e ti faccio tanti in bocca al lupo, Alberto, di vero cuore. Ciao fratellone, number one. Beh, che dire, cara Mary, allo stato attuale l'unica cosa che posso dire veramente
cari telespettatori da casa, non esitate, avete dei bambini o volete anche voi mamme mantenere una forma, una serenità interiore molto importante, secondo il mio punto di vista questo è lo sport che fa per voi, per i vostri bambini, per gli adulti, è vero, lo consigli certo, a tutti, a giusto? Tutti. Niente, c'è eventualmente magari un'iscrizione dove... Devono contattarti. Devono a te. Devono contattare. Dove eserciti? Magari uno. A Milano. È chiaro che non è che arriva lì, voglio mettere tutto, voglio fare la sirena, no? Voglio nuotare così. Secondo me sarebbe utile sapere dove tu ti alleni, in modo che magari le persone possano venire a vedere quello che fai. Certo. E poi eventualmente poi contattarti per un colloquio conoscitivo. Come e no. Ecco, prego. Anche fare prego. Una prova gratuita, non c'è problema. Ho una prova gratuita, dov'è che ti alleni? A Bucinasco. A Bucinasco, in quale piscina? Piscina comunale azzurra. Piscina comunale azzurra di Bucinasco. Poi passo io a prendere dei soldi per la pubblicità che chiaramente vi sto facendo. No, sto scherzando. Sdrammatizziamo un po'. Perciò avete la possibilità tranquillamente di poter andare a vedere questa nuova disciplina. Che vuol dire nuotare, vuol dire imparare a stare in apnea, che non è facile perché c'è il problema della pressione dell'acqua, e il rilassamento mentale porta ad andare sempre più in profondità, e questa cosa ci piace un casino perché più a fondo più c'è vita. È vero, sbaglio? Sì. È in mezzo agli scogli così, quante murene che ho visto una manta io a Shark Bay. Ecco, ho visto una manta che sarà stata lunga 4 metri, una cosa, e mi è passata a un metro di distanza. Certo. E solo chiaramente con le dovute attrezzature sono riuscito a vedere un mondo nuovo. Certo. Ecco, il mondo nuovo lo può far vedere chiaramente la nuova realtà, la nostra Mary Ariacqua, perché chiaramente lei vi porterà ad essere sereni. Un applauso, grazie. Grazie. Che dire, apriamo le danze, vai, volume! Non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Beh, io non sono agitato, anzi sono serenissimo, perché quest'oggi veramente abbiamo parlato di un argomento molto molto bello. Volevo ricordarvi da Feltrinelli, potete trovare questo libro che è Underwater Stretching, ovvero stretching sott'acqua, che è una cosa molto bella, vi porterà ad avere una serenità interiore e mentale a livelli top, grazie chiaramente alla nostra Mary Ariacqua! Grazie. A sentir. Il baciamano! Il baciamano! E per voi, care signore da casa, per un giorno migliore, un profumato fiore. Ciao, alla prossima! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.